Cuore Giallo Blu per la prima volta, ma non per colpa nostra, perché è arrivato tardi e poi si è preso anche un po' di ferie. Possiamo parlare con Davide Bruttini. Benvenuto a Torino con qualche settimana di ritardo. Grazie, grazie. Che ambiente hai trovato, Davide? Oggi dicevamo prima col presidente Forni, finalmente Torino gioca al completo, quindi recupera anche Davide Bruttini finalmente dopo quel brutto problema, diciamo, di polmonite che hai avuto, e finalmente Torino gioca una bella partita con anche i ragazzi delle giovanili in campo. È stato un bel segnale, penso, anche almeno per la tanta gente che è venuta al Parco Ruffini. Sì, sicuramente, questa da ora in poi dovrà essere la nostra forza, insomma, al completo. Siamo 9 giocatori che possono stare in campo, quindi magari ci sarà meno spazio, però dovremo dare tutto in quei minuti in cui saremo sul parquet. E oggi era l'inizio, chiaramente sia io che Jan Miller dovremo integrarci meglio, recuperare la forma migliore, ma questa sosta sembra venire anche un po' a pennello, ecco, per la nostra situazione, quindi dovremo sfruttare al meglio questa settimana senza partite e ritornare poi, insomma, a crescere soprattutto proprio a livello di squadra e di chimica. Quindi Davide Bruttini cerca la forma migliore, Jan Miller è arrivato da un quarto d'ora e anche, aggiungo io, Mancinelli, reduce da un infortunio, quindi sono tre, diciamo, i giocatori da inserire a pieno ritmo in questa squadra, che adesso facciamo subito un test sulla scaramanzia, perché questa squadra è costruita per fare che cosa? Ma per fare il meglio possibile, insomma, la squadra, i giocatori che ci sono sono forti, hanno esperienza, hanno già vinto campionati, quindi è chiaro che l'obiettivo è quello di provare ad andare in Serie A. Ecco. Non è facile, lo stiamo vivendo, insomma, sulla nostra pelle, e per questo dobbiamo lavorare ancora meglio, ancora di più, per non dare niente per scontato e riuscire a fare il meglio possibile. Davide è un giocatore molto esperto, tantissimi anni ormai a livello di A1 e A2, aveva la sua idea di una piazza nuova come Torino, probabilmente soltanto un pochino per sentito dire, perché Torino si affaccia a questo tipo di palcoscenico, ahimè, da poco tempo. Da quello che sapevi o ti hanno detto, da quello che hai avuto modo di vedere, che tipo di considerazioni puoi fare sulla città di Torino e su questa società? Ma sicuramente che, vabbè, Torino, la città, non la scopro io, è una città bellissima. È un piacere, insomma, girare per il centro e a piedi, insomma, è veramente un piacere. E la società, mi hanno detto, era una società solida, ambiziosa, che vuole crescere, e tutto questo, insomma, è quello che ho trovato qui, ecco. E quindi voglio contribuire in modo importante per toglierci delle soddisfazioni, sia come squadra, appunto, proprio a livello di società, di ambiente, di città, perché anche giocare qui al palazzetto, al Palaruffini, è molto bello, insomma, c'è calore, c'è pubblico, e incitano. Mi ha colpito che dal primo minuto hanno cantato fino al 40esimo, e quindi insomma, è un bell'ambiente, una bella squadra, una bella società, e quindi dobbiamo fare di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Ti lascio andare, permetti una battuta: a Torino è bello giocare, un bell'ambiente, ma anche in trasferta, se ne vincete una, non è che ci dispiace. Appunto, le motivazioni, gli stimoli ci sono a bizzeffe, quindi questa è un'altra motivazione in più e ci proveremo in tutti i modi, ecco. Quindi l'obiettivo 2015 è fare replicare le belle performance casalinghe anche a casa d'altri. Un saluto da parte di Fabrizio Annalisa, Cuore Giallo Blu, benvenuto a Torino. Grazie ancora, un saluto a tutti, ciao. Ciao Davide, grazie. Niente, figurati.